Questa sera abbiamo qui con noi il professor Giuseppe Mazzanti, che è stato proprio il docente da voi più votato. Mi fa anche piacere vedere che siete parecchio numerosi, anche perché il tutto si svolgerà in questo modo. Ora, prima presenteremo le aziende agricole che ci offrono i loro prodotti, dopodiché presenteremo il professor Mazzanti, anche se probabilmente ne sapete più voi di me, e dopodiché io gli farò delle domande, lo intervisterò un pochino, poi alla fine però, visto che siete così numerosi e immagino anche molto curiosi, avrete la possibilità anche voi di rivolgergli delle domande, quindi approfittatene. Questo non era previsto, ma Non era previsto. Tra l'altro lo dobbiamo ringraziare anche perché, come avete visto, ahimè, non è proprio nella sua forma migliore potrebbe essere tutto l'ultima volta in cui mi questo piccolo vedete. incidente. E, tra l'altro, svegliamo anche un altro piccolo aneddoto. Io avevo scommesso con Giuseppe Mazzanti che sarebbe uscito lui come docente preferito e questa scommessa prevedeva che io avrei indossato i tacchi, quindi io ho i tacchi, ho pagato la mia scommessa, adesso tocca a te fare il tuo compito. Allora, innanzitutto, come molti di voi già sapranno, il professor Giuseppe Mazzanti è laureato in lettere e filosofia, si è laureato nell'Alma Mater Studiorum di Bologna, ha un dottorato di ricerca in filologia, romanza e cultura medievale. Dal 2009 l'abbiamo acquisito qui a Udine, è nostro ricercatore in storia del diritto medievale moderno. È autore di diversi saggi, di una monografia che peraltro è conosciuta moltissimo anche a livello internazionale, si trova in molte biblioteche straniere. Cito alcuni paesi: Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti, anche presso il Vaticano. Le sue opere sono citate da molti autori internazionali. Questo testo al quale faccio riferimento è il Guarnerius Iuris Creditissimus, l'ho detto bene. Dopodiché, un altro profilo che dovete sempre tenere presente quando parliamo del professor Mazzanti, che forse gli studenti conoscono un po' meno, ma che è bene mettere in evidenza, è che il professor Mazzanti è anche uno scrittore e autore di romanzi storici. Innanzitutto, il primo romanzo ha visto la luce nel 2005, Eresia e delitto, un giallo medievale, che è stato edito da Pendragon. E il secondo invece del 2009, L'inganno della virtù, che è stato invece edito da gruppo Albatros Il Filo, e siamo in attesa di leggere il terzo, che dovrebbe essere in dirittura di arrivo, giusto? Ci dicevi. Oltre a questo posso dire che Giuseppe Mazzanti è uno dei miei colleghi preferiti, io ho la fortuna di poterlo definire anche un amico. Sono molto contenta di poterlo intervistare questa sera perché alcuni di voi forse già lo sanno, è una delle persone che mi è stata più vicino in una delle fasi più difficili per me. Per cui per me è anche un grandissimo amico, quindi adesso incomincerò a torturarlo con tutta una serie di domande che lo riguardano, augurandomi peraltro che poi vogliate fargli delle domande anche voi. La prima domanda che gli facciamo è come ha reagito quando ha appreso la notizia di essere stato il professore più votato dagli studenti dei corsi dell'area giuridica. Allora, innanzitutto ringrazio l'amica Silvia per le bellissime parole che ha detto nei miei confronti, bellissime e immeritate ovviamente, ricambio l'amicizia di cuore. Come ho reagito? Con tutto l'affetto ho avuto qualche dubbio sulle capacità di discernimento degli studenti, ovviamente. Mi sono chiesto come voteranno alle elezioni politiche, se in un caso come questo scelgono me. E poi mi è venuta in mente la domanda che mi fece una studentessa 5 anni fa, l'ultimo giorno del corso, mi chiese: ma perché lei non fa il cabarettista? E allora, che non ho mai capito se fosse un'ingiuria o un complimento, sinceramente. E quindi ho pensato: ma forse se tutti pensano di me ciò che pensava questa studentessa, forse si spiega anche il fatto che mi abbiano dato qualche voto. E niente, a parte questo, vi ringrazio molto, è tutto molto immeritato. Possiamo iniziare a fare domande un po' più. Non troppo più. Bene. Allora, innanzitutto ti chiediamo di parlarci un pochino di te, nel senso che siamo in una situazione un po' insolita, un'emiliana che intervista un altro emiliano che però si definisce romagnolo. Vuoi spiegarci perché ti definisci Allora, romagnolo? qui tu ti stai giocando la mia amicizia, Addirittura. perché io non sono un emiliano che si definisce romagnolo, io sono un Ok, romagnolo. vabbè. Questo per una semplice ragione, perché io sono di Imola, Imola è in provincia di Bologna, Bologna è Emilia, ma Imola è Romagna. E il fatto che sia Romagna lo si capisce molto semplicemente dal fatto che la città è piena di chioschi delle piadine. Voi immaginate le edicole che sono a Udine, a Imola sono chioschi delle piadine, sostanzialmente. E quindi se si fa la piadina si è in Romagna.
Però adesso abiti Quindi, qui in sì, no, Friuli. io sono sì, orgogliosamente romagnolo, ma in realtà oramai sto sempre qua, quasi sempre qua. E mi piace molto stare a Udine, mi piace molto il Friuli. Cosa ti piace del Friuli Venezia Giulia? Allora, già Friuli Venezia Giulia diventa un po' articolato il Ok, del discorso, no? Friuli e di Udine. Esatto. E, no, innanzitutto trovo che Udine sia una città molto elegante, molto pulita, una città che offre più o meno tutto e che per le dimensioni che ha, è anche molto viva. So che i friulani mi guardano con gli occhi sbarrati, viva dove? Però insomma, per essere una città che ha 100.000 abitanti, se io penso per esempio a Ravenna, Ravenna è una città più grande di Udine, ha circa 140.000 abitanti, ma è molto più morta. Una città dove dopo le 8 di sera non c'è nulla da fare. Bisogna andare al mare, lì le cose cambiano, ma in città non c'è davvero granché da fare. E quindi è una città anche viva, una città che offre più o meno tutto, c'è l'università, un sacco di librerie, lo sport ad alto livello, il Il calcio, calcio, perché ovviamente Mazzanti, voi lo saprete, è juventino. Un sì. interista che intervista uno juventino. Ho anche questo difetto. No, sul punto devo dire un'altra cosa, quando arrivai qua un friulano mi disse, Juventino non è bello. Juventino e astemio è qualcosa di raccapricciante. E vedete la mia scelta, quindi ho anche questi due ulteriori Senti, ma difetti. raccontaci un po' di te, della tua famiglia, come... Ma la mia famiglia, i miei studenti, i nostri studenti la conoscono abbastanza perché ogni tanto a lezione. Ah, sì? Ma sì, capita che quando vedo che la tensione cala, la palpebra scende. Io parlo di mio nipote e subito sì, Si risvegliano. il tono si alza. No, niente, un padre, una madre, una sorella, un fratello, quattro nipoti, con i quali non ci si annoia, in particolare con uno che è anche un cantante rap. Nome d'arte Franco Destino, quindi se andate su Google trovate. E sì, in realtà non avrei dovuto dirlo perché, insomma, è meglio che io non faccia sapere che sono suo zio. Ha tutta una serie di canzoni abbastanza borderline, come a borderline lui, d'altra parte. Però, insomma, ecco, questi sono i miei familiari più stretti. Sono tutti a Imola, quindi quando torno giù, in realtà torno quasi solo per incontrare loro. Per il resto sto meglio qua. Dimmi. Senti, toglici una curiosità. Tu sei uno storico, giusto? Ma quando hai deciso che saresti diventato uno storico da bambino? No, Cosa sognavi di fare da anche perché bambino? insomma è quasi impossibile che un bambino pensi di farlo storico. Si No? spera che non lo pensi. Io ricordo per esempio un sussidiario orrendo con la copertina marrone, ricordo che la storia non mi piaceva neanche molto tra la terza e la quinta elementare ed ero convinto che la storia si scrivesse da sola, quindi non avrei mai pensato di poter farlo storico nel momento in cui la storia si scrive da sé. No? No, da bambino ovviamente mi piaceva l'idea di fare il calciatore, ma non era neanche un sogno. Addirittura non sapevo neanche se erano reali i calciatori che vedevo in TV. Poi andai a vedere un Bologna-Juventus, Franco Causio mi fece l'occhiolino, io avevo 5 anni, mio padre mi teneva sulle spalle, allora capii che Franco Causio era un personaggio reale, quindi capii che il calciatore era reale. Però insomma non, era qualcosa che andava al di là dei sogni stessi. No, mi piaceva l'idea magari di fare il matematico, perché era abbastanza portato per il numero. Anche l'idea di fare il profumiere come mio padre, perché mio padre aveva una profumeria, quindi mi piaceva così, aprire la cassa, contare i soldi. Quella cosa mi piaceva abbastanza. E niente. Da storico ne conti tanti di soldi, immagino. Tantissimo. Poi niente, diciamo che. La mia vita ha avuto dal punto di vista culturale due svolte, la prima abbastanza importante, la seconda assolutamente decisiva. La prima è stata quando a 10 anni, quasi 11, avevo finito pochi giorni prima l'esame di quinta elementare. Mia sorella, che ha 8 anni e mezzo più di me e finiva quel giorno l'esame di quinta liceo scientifico, e tra l'altro devo dire che la mia parziale normalità si mostra anche in questo fatto. Io ho finito il mio esame di quinta elementare,
Tutte le mattine mi facevo svegliare alle 8 da mia madre per andare al liceo scientifico a sentire gli orali della maturità di tutti i compagni di mia sorella e anche di quelli delle altre sezioni. E stavo dalle 8:30 alle 13, a 10 anni e 10 mesi di età, io ascoltavo, non capendo ovviamente nulla. E poi tornavo a casa, mia sorella mi chiedeva come erano andati, io potevo dare un giudizio ovviamente molto fondato, no? E devo dire che il giorno in cui interrogarono mia sorella, la commissione mi diede un attestato di maturità con 60 sessantesimi, questa fu la valutazione. Testai era il presidente di commissione, membro esterno, un professore di lettere, quindi io a casa ho ancora questo rotolo, non pergamenaccio ma cartaceo, in cui presi 60 sessantesimi a 10 anni liceo scientifico. E niente, quel giorno mia sorella mi portò in biblioteca, mi iscrisse alla biblioteca dei ragazzi, e devo dire che quella fu un'esperienza significativa per me, perché per un verso scoprii di amare molto la penombra. Questa biblioteca era un palazzo storico, c'era pochissima luce, mi trovai assolutamente a mio agio. Chi mi conosce sa che ancora adesso io in studio sto sempre al buio, massimo con l'abat-jour, quindi da fuori non si può mai sapere se ci sono o se non ci sono. E a casa mia non accendo mai una luce alta, ma solo abat-jour, luci basse, così. E quindi questa cosa la scoprii quel Vive nella giorno, penombra. vivo nella penombra, e poi scoprii anche una forte passione per i romanzi per ragazzi, Dumas, eccetera, eccetera. E mi piacque moltissimo anche quell'odore di antico, che probabilmente era muffa, che trovai in quella biblioteca, e quindi quello fu un primo momento nel quale io cominciai a leggere abbastanza. E scoprì questo mio interesse. No, il momento invece davvero decisivo fu quando il 2 ottobre dell'87, un venerdì, tra le 5 e le 6 del pomeriggio, mi trovai in una biblioteca privata di Imola, è una città di medievisti, di studiosi del Medioevo, non so dirvi perché, ma è così, ce ne sono diversi. Io mi trovai dentro questa biblioteca privata e fui folgorato da questi libri. Di storia in particolare, ma anche di filosofia, che poi ai tempi non conoscevo ancora perché ero in seconda liceo, quindi non avevo ancora affrontato questi studi, e critica letteraria. E quindi quel giorno io capii che la mia vocazione era fare lo storico. E avevo proprio l'acquolina in bocca ad aprire questi libri, un momento straordinario. E immaginai giornate memorabili da vivere in quel luogo, in luoghi simili. E la mattina successiva andai a scuola, il mio compagno di banco dissi: io farò lo storico. E lui, da saggio quindicenne, mi disse: sai quante volte cambierai idea, la vita è lunga, no? Così. Invece E poi invece no, non è accaduto, e quindi quello è stato un momento davvero ma scusa, e la tua importante. famiglia come ha preso questa tua propensione per Ecco, questo è stato un punto che mi ha dato molto da riflettere, perché diciamo così, io a scuola andavo bene. Ero sempre andato molto bene, come detto, nelle materie scientifiche, in matematica in particolare. Alle medie scoprii di andare particolarmente bene nelle materie letterarie. Avevo questa professoressa che in prima media mi mandava i premi letterari con quelli di terza media, perché dicevo che scrivevo benissimo. Poi mandavo una volta e non mi mando più. No, perché poi sì, vabbè, io sono fatto un po' così, non è che amo impegnarmi troppo se proprio non c'è un obiettivo particolare. E non sono un mostro di forza di volontà, diciamo. E quindi, insomma, mia madre era convinta di avere in casa un matematico, come mia sorella è diventata una matematica, era convinta di avere anche un figlio matematico, cioè me, quindi uno che non avrebbe avuto problemi nella vita a trovare lavoro, avrebbe fatto l'ingegnere, il fisico nucleare o qualcosa del genere. E quindi la scelta del liceo scientifico fu conseguente, io ero orientato in questo senso, e quando scoprii dunque questa nuova vocazione che spazzava via in modo proprio radicale tutto ciò che avevo pensato sino ad allora, mi chiese effettivamente se poteva valer la pena di passare al classico a quel punto, essendo all'inizio del secondo anno del liceo scientifico. Ma non me la sentii di dirlo a mia madre, di dire a mia madre che avevo questa vocazione, quindi per 4 anni lei pensò di avere ancora un figlio orientato Sono matematico. secondo la consuetudine, anche se dai voti capì che c'era stato a quel punto uno spostamento, questo si capiva, no? Così. E
diciamo che se il liceo scientifico avesse avuto un sesto anno, io probabilmente sarei stato bocciato, perché dal secondo anno in avanti non ho più fatto a casa il compito di matematica, mai fatto più fisica, dal terzo anno in avanti mai fatto, zero, no? E il giorno prima della maturità dello scritto andai da mia sorella, laureata in matematica, e le dissi: devi darmi assolutamente una mano, perché ho fatto il tema, sono andato fuori tema. Ma se, cioè, ma scusa, ma se nei temi vai benissimo, vai fuori tema giorno maturità? Ma sì, perché c'erano quattro titoli, sapendo che insomma era piuttosto portato, due miei compagni si erano messi a posto, uno davanti e uno dietro. Quindi quello davanti mi aveva chiesto come avrei fatto io il primo tema. E io gli dissi le mie idee, dissi: dammi anche qualche citazione. E gli diedi anche le mie citazioni. Quello di dietro mi chiese che non avrei fatto il tema su Leopardi, che era un altro titolo. E così io diedi una mano anche a lui. A quel punto c'era un titolo di storia sul quale non si poteva dire nulla, il neoguelfismo, mi sembra, c'erano quattro righe sul libro, non sapevo, non avrei saputo svolgere, insomma. Restava solo il tema di fantascienza e io non ho mai letto un libro di fantascienza nella mia vita. E quindi ho scritto tre colonne, neanche riuscendo a ricopiarle completamente, quindi una colonna e mezza in buona, una colonna in sei ore, una colonna e mezza consegnata in tutta copia, e poi sono arrivato a casa e ho detto: ovviamente fuori tema, cioè è impossibile che avrei potuto fare un tema valutato. A quel punto mia madre, disperata, mi ha detto: sei un deficiente, non si può, eh? E disse: almeno vai da tua sorella, domani hai compito di matematica, ti fa un po' aiutare. Io sono andato da mia sorella e lei mi ha detto: devo fare la spesa, ti lascio sei esercizi. Lei è tornata dopo due ore, io ho il foglio bianco. Dice: vabbè, ma ascolta, potevi cominciare, non è necessario aspettarmi. Ho detto: non ti ho aspettato, ho fatto ciò che sono stato in grado di fare. E dice: ma ascolta, le regole della trigonometria si ricavano, quando sai le due fondamentali, non so le due regole fondamentali. Dice: ma come hai fatto ad arrivare alla maturità scientifica? Come fa? Mi sono arrangiato. E a quel punto, insomma, così, dopo... Il giorno dopo il mio collega di dietro si sdebitò, lui era molto bravo in matematica, si sdebitò un po', quindi io copiai un po' il compito di matematica. Poi in realtà il tema era andato benissimo, insomma. Non avevamo dubbi perché lui è sempre molto modesto. Mi sono salvato. Senti, ma tornando alla tua natura di storico, tu quindi non nasci come storico del diritto? No, allora io nasco. Spiegaci un po' come sei diventato da storico a storico del diritto. Allora, non ho neanche finito di rispondere alla domanda presente. No, è vero, forse è vero. Gli studenti non si stupiscono perché sanno che io apro continuamente parentesi dentro parentesi e di solito. Ma che faticosa questa intervista, confesso. E di solito non ne chiudo nessuno. Vabbè, berrò un po' di vino qua. potrei aprire una parentesi anche su questo. Vabbè, un'altra torniamo volta. Allo storico, no, allora, storico diciamo che non me la sentì di passare al classico, però quando mi iscrissi all'università, ovviamente mia madre dovette sapere dove andava a iscrivermi, quindi i miei mi diedero i soldi e non osavano chiederlo perché erano terrorizzati. Mia madre non avrebbe mai accettato che andasse al classico perché mia madre ha un pensiero molto sui generis, cioè lei è sempre stata convinta che dal classico si diventi solamente docenti di lettere, cioè disoccupati. E quindi io non potevo andare al classico per questo motivo, ma nel momento in cui mi iscrivo all'università a lettere, io le davo proprio delle buone ragioni per pensare questo. E quindi, insomma, fu un momento difficile. Lei certamente pensò che io dovevo essere un uomo davvero strano, perché insomma... A scuola ero sempre andato più o meno bene, potevo fare tante scelte, perché insomma scegliere una strada tale per cui avrei fatto il disoccupato tutta la vita, avrei vissuto in una soffitta, mi sarei fatto mantenere dai miei fratelli, una visione molto alla Victor Hugo, no? Una visione molto ottocentesca. E così, e comunque insomma mi iscrissi a lettere e filosofia, corso di laurea in storia medievale, quindi io volevo fare il medievista. Bene, detto questo, mi laureai, cominciai la mia carriera a lettere e sono diventato uno storico del diritto, ma non deve stupire tutto sommato che un laureato in storia medievale, corso di laurea storia medievale, laurea lettere e filosofia,
diventi uno storico del diritto e insegna giurisprudenza. Questo perché in realtà la storia del diritto è una materia ibrida, nel senso che richiede sia le conoscenze dello storico che quelle del giurista. E quindi nessuno nasce storico del diritto, qualunque laurea si prenda. Il laureato in giurisprudenza che vuole fare lo storico del diritto deve imparare a leggere i documenti antichi, quindi di solito viene mandato in archivio di Stato a fare un corso da archivista e per 18 mesi o addirittura per 2 anni legge le pergamene medievali, impara a leggere le scritture antiche, impara la paleografia. Questo in particolare se costui vuole diventare uno storico del diritto che studia il Medioevo e l'età moderna. E quindi non deve stupire che si possa insegnare all'università in un corso di laurea nel quale non si è laureati. Ci sono storici del diritto, anche docenti ordinari, docenti di prima fascia che sono laureati in lettere o in scienze politiche. Vi sono filosofi del diritto che sono laureati in filosofia e persino in fisica. Io ho una collega a Bologna che insegna informatica giuridica. Informatica giuridica fa parte del settore scientifico-disciplinare di filosofia del diritto. E, bene, questa mia collega è laureata in fisica. E abbiamo altri colleghi laureati non in giurisprudenza che insegnano da noi, quindi è tutto molto. Pensate che Benedetto Croce, forse il maggior filosofo italiano del Novecento, non era neppure laureato. Aveva fatto un anno di giurisprudenza alla Sapienza con esiti abbastanza indecorosi e poi andò a Napoli e divenne un grandissimo filosofo, punto di riferimento culturale per l'Italia per mezzo secolo abbondante. E quindi tutto questo non ci stupisce e semmai ci invita, ci porta a fare una riflessione. Io credo che dobbiamo sempre diffidare dei titoli. Sì, Facciamo solo un secondo, dimmi. leggere una tua frase a questo proposito, perché tu hai scritto: i titoli lasciano il tempo che trovano, conta quello che si scrive e quello che si sa, più quello che si scrive se fai ricerca. Ci puoi illustrare il senso di questa affermazione? Cioè, queste considerazioni, come posso dire, le ho partorite, se così vogliamo dire, nel tempo, anche parlandone con colleghi. Una volta incontrai un collega che mi disse: ma sai, ogni tanto si presentano dei soggetti che hanno il PhD, che hanno periodi di studio all'estero praticamente senza fine, che sembra che siano, come dire, i migliori storici del mondo. Ma sai, noi non ci facciamo poi impressionare, quindi li portiamo a prendere un caffè e cominciamo a farci un giudizio. Perché, questo lo diceva lui, ma mi sembra molto, molto giusto, alla fine si possono accumulare molti titoli, molte esperienze, molte relazioni personali, però ciò che fa, veramente il bravo ricercatore è quello che lui ha scritto. Mi diceva un altro collega, quando noi leggiamo un contributo, dobbiamo sempre chiederci, abbiamo imparato qualcosa di nuovo? Se non abbiamo imparato nulla di nuovo, poteva non essere scritto. E c'è un sacco di gente che non fa altro che ripetere ciò che già è stato detto da molti altri. Allora, tutti costoro sono ricercatori che potevano benissimo non fare ricercatori. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i titoli possono permetterci ovviamente di affinare le nostre conoscenze. È chiaro che se uno fa 6 mesi in Germania, ragionevolmente saprà il tedesco meglio di chi non ci va, però uno può stare anche 6 mesi al Max Planck a Francoforte e non studiare una parola di tedesco, e può stare 6 mesi a Francoforte al Max Planck e non usare una volta la biblioteca del Max Planck. Io ho una collega che finì la tesi di dottorato al Max Planck a Francoforte, stando là 3 mesi, e la finì portandosi una cassa di libri da casa, libri in italiano, semplicemente a Francoforte la pagavano, i tedeschi sono larghi da questo punto di vista. Lei ha acquisito conoscenze particolari a Francoforte? No, se restava in Italia faceva lo stesso lavoro, però è chiaro che nel curriculum cioè, ha guadagnato soldi, nel curriculum può mettere che è stata anche a fare questa esperienza. Quindi i titoli in sé non dicono nulla. Vediamo che cosa hai scritto, vediamo che cosa sai. Questo è il criterio per farsi un'idea di chi è
fa parte del nostro mondo, diciamo così. Tu hai un dottorato di ricerca in filologia romanza e cultura medievale. Sì. Hai abbandonato la filologia, la paleografia, oppure ancora Allora, in realtà tu mi hai chiesto come sono diventato storico del diritto e io di nuovo non ti ho risposto. Ma infatti questa intervista sta andando però vedi un po' come che mi pare. Sulla domanda successiva recupero la precedente, forse bene, ce la facciamo. Ottimo, ce la facciamo. Allora, diciamo così, quando mi laureai io cominciai, già prima della laurea, già con la tesi di laurea, cominciai a fare studi da storico generalista, quello che viene definito storico tout court, quindi da medievista. E in particolare lavoravo sui manoscritti, mi piaceva molto l'idea della scoperta, perdevo proprio pomeriggi ad aprire cataloghi di manoscritti, appunto, alla ricerca di testimoni sconosciuti, eccetera, eccetera. Ovviamente per fare queste ricerche non basta essere storici tout court, storici generalisti, ma bisogna anche essere paleografi e filologi, quindi bisogna saper leggere le scritture medievali, le scritture antiche, e bisogna anche saper costruire un testo a partire da diversi testimoni manoscritti. Prima della stampa, prima dell'invenzione di Gutenberg alla metà del 400, non esiste un testo, come dire, perfetto di un'opera, a meno che non si abbia l'originale, a meno che non si abbia l'autografo, ma questo accade molto di rado. Allora, per ricostruire un testo, si devono raccogliere tutti i testimoni dell'opera dispersi nelle diverse biblioteche del mondo. E ci sono ovviamente opere che sono giunte sino a noi, che sono state tradite anche in centinaia di testimoni manoscritti. Per esempio il Decreto di Graziano, per esempio la Divina Commedia. Queste opere molto importanti sono state ovviamente copiate molte volte dagli amanuensi nel Medioevo. Essere filologo in riferimento a questi studi che cosa significa? Significa prendere tutti i testimoni manoscritti e cominciare a valutare parola per parola che cosa si trova in ciascuno. In uno si può trovare per esempio animus, in un altro si può trovare anima, in un altro animo, in un altro ancora animum, in un altro animus, eccetera, eccetera. Si va sulla seconda parola e si fa lo stesso, la terza, eccetera, eccetera. In questo modo si riescono a formare delle famiglie. Ci sono cioè dei testimoni manoscritti che chiaramente derivano dallo stesso, perché hanno gli stessi errori comuni. Il filologo, insomma, lavora sugli errori. Si ritiene che il testo autografo sia sostanzialmente corretto, e a partire dagli errori che si trovano nei diversi testimoni si può dunque costruire uno stemma codicum, che è tutto sommato come uno stemma delle famiglie, un albero genealogico. Quindi si parte dall'originale Or, poi vi è l'antigrafo Alfa, poi vi sono i diversi rami che partono dall'antigrafo o che possono partire dall'originale, e a questi diversi rami si riconducono i manoscritti che si conoscono. Fatto questo lavoro, si possono tagliare tutti i testimoni manoscritti copia di un testimone che ancora si ha, perché si dà per scontato che il testimone copiato sia migliore del testimone copia. Quindi se il migliore come prima parola ha animus, io faccio la nota A o 1 e scrivo B, ipotizzando che vi sia un testimone che io ho indicato come B e che magari è Bologna, manoscritto 318 dell'Archiginnasio, B animum, C, ipotizzando che C sia Cremona, manoscritto 18A della biblioteca comunale, animo, D e G, ipotizzando che siano Dortmund, Enna e Ganz forse non esiste, Graz, ipotizzando Graz che esiste, Graz, Ganz probabilmente qualcos'altro, è lo stesso, animo. Dunque, lo storico che vuole lavorare su quell'opera ha il testo base,
ma anche tutte le varianti. In linea di massimo il testo base ha le varianti migliori, altrimenti non sarebbe il testo base, ne avrei scelto un altro, ma vi sono certamente delle varianti che negli altri manoscritti sono migliori di quelle del testo base. In questo modo lo storico può conoscere l'opera, secondo la tradizione manoscritta, e farsi un'idea esatta del contenuto, ovviamente scegliendo certe lezioni rispetto ad altre nei momenti in cui vuol dire certe cose, vuole affermare che quell'autore ha espresso un certo pensiero o un altro. Quindi io allora lavoravo in questo modo. Quello sei Manoscritti, diventato uno storico del diritto per ecco, allora scappare da sì, questo. no, è anche, no, allora diciamo che sì, cioè, dopo un po' uno dice mai più, no? No, era. Io sono stato 7 anni su un'opera, che è poi questo libro che si trova in molte biblioteche, anche in giro per il mondo, un'opera che io ho attribuito a Irnerio, il grande giurista, e esistevano due manoscritti, io ne ho trovati altri due. Uno era a Milano Biblioteca Ambrosiana, uno a Troyes Bibliothèque Municipale in Francia. Io ne ho trovati due, un altro era Ambrosiana e un altro nella stessa biblioteca di Troyes, e a quel punto ho dovuto dare l'edizione critica su questi manoscritti. E quindi sono stato 7 anni su questi manoscritti a valutare le singole parole, a fare un primo apparato di note con le varianti, un secondo apparato di note con tutti i testi citati da Irnerio. Perché bisogna anche dire su quali testi ha lavorato l'autore, così chi va sull'opera può conoscere il suo pensiero e conoscere anche le sue fonti, come eventualmente lui ha cambiato il pensiero delle fonti per esprimere il proprio. Beh, però è una Allora, fatica che ti ha dato grandissime no, no, soddisfazioni, questo perché sì, ora questo testo si no, per questo trova, si cioè parla. io l'elenco delle Sì, biblioteche straniere no, in cui no, si trova, è vabbè, no, questo è impressionante, senz'altro. cioè No, vabbè, intimorisce. sì. Per cui, insomma. No, no, questo senz'altro. No, devo dire, fu un'emozione trovarla alla Ci Vaticana. credo, ci Quando andai alla credo, Vaticana a trovare il mio perché libro in consultazione a scaffale io mi sarei aperto. emozionata di più a vederlo in Germania, però No, questa è in questione Germania non sono mai di. andato a cercarlo. In C'è Francia però. sì. No, no, cioè, ah no, lo so, anche C'è negli che Stati fare. Uniti, sì. E niente, quindi io lavoravo in questo modo. Lavoravo in questo modo, ma lavoravo sui giuristi medievali. Quindi per dire. Io ho dato l'edizione critica di quest'opera, ma quest'opera è un'opera di Irnerio, che per gli storici del diritto è il non plus ultra, nel senso che nessuno ha cambiato la storia del diritto come Irnerio. Con Irnerio si ha la prima università giuridica d'Europa, Bologna, si ha per la prima volta uno che fa scienza giuridica dopo 6 secoli, si ha colui che riscopre per intero il diritto romano e quindi cambia la storia della civiltà europea per sempre. Tant'è vero che da quel momento comincia l'età del diritto comune, così faccio ripasso per i miei studenti, che si appropinquano all'esame. Passati secoli si ha l'età del diritto comune, ma che cosa significa l'età del diritto comune? Significa che si è dentro un sistema nel quale comunque i criteri interpretativi si cercano nel diritto romano e il diritto romano è fonte sussidiaria. Quindi se nei diritti particolari, negli iura propria, non si trova una norma adeguata al caso che, di specie, la si va a cercare nel diritto romano, attualizzato secondo l'interpretazione dei giuristi medievali e moderni. Questo perché era necessario adeguare quel testo che risaliva a molti secoli prima ad un mondo totalmente nuovo, altrimenti non sarebbe stato possibile utilizzare questo testo nella vita quotidiana del diritto. E quindi è chiaro che, insomma, dire qualcosa di nuovo, discusso, c'è chi mi critica, c'è chi mi appoggia, chi mi esalta, chi dice che non ho capito. Però, insomma, più o meno nel mondo, di solito quando parlano di Irnerio mi citano. E è chiaro che questo mi ha dato una grande visibilità anche tra gli storici del diritto. Poi mi sono occupato anche di Graziano, questo importante canonista, eccetera, eccetera. Per cui a un certo punto, questo è stato un altro incontro molto importante per me, in una biblioteca di Bologna, la biblioteca comunale, all'Archiginnasio, io cominciai a frequentare Marco Cavina, storico del diritto che insegnava qui prima di me. Lui è un bolognese e quindi ci trovavamo, lui studiava di solito i testi dell'età moderna perché è un modernista innanzitutto, io studiavo i testi medievali, si parlava del più e del meno, essendo lui un emiliano e un romagnolo. Si parlava molto e noi siamo abbastanza aperti. Quando venne per la prima volta mio fratello a trovarmi qua, andammo a Grado al mare, era
verso la fine di agosto, e lui mi disse: cos'è successo? Cos'è successo? Dico: perché? Cos'è questo silenzio? No, perché noi siamo abituati, quando Sì, noi andiamo al siamo un po' mare, è un cacciaroni, caos è vero. pazzesco, no? È E quando vero, andiamo in pizzeria in Romagna non si riesce a parlare neanche col vicino di è tavolo. vero. Qua è tutto molto controllato, noi siamo proprio così. Infatti, vi stiamo dando Ma prova con sì, questa no, intervista, non ti no, no, noi siamo preoccupare. proprio il sud del Del nord, ma nostro. abbondantemente. E così. E quindi Marco Calina mi adottò, diciamo così, e così portò lo storico tout court Mazzanti a diventare lo storico del diritto Mazzanti. A quel punto io non abbandonai del tutto i miei studi paleografici e filologici, anche perché devo dire che quella della cioè, la scoperta dà una grandissima ebbrezza. Oggigiorno nel mondo più o meno è stato scoperto tutto, se non andiamo nello spazio, le scoperte geografiche sono state fatte, la scienza ci permette ancora invece di provare queste sensazioni, cioè trovare un documento che magari era cercato dagli storici da secoli, non era mai stato trovato, se lo trovi tu è un momento straordinario. E quindi io tempo perso continuo Fatto un a po' scartabellare tra cataloghi e manoscritti, tra cataloghi di manoscritti per questo. Però diciamo che i miei studi si spostarono prevalentemente sul diritto di famiglia e sul diritto e sulla procedura penale tra l'età medievale e l'età moderna, con la giustizia criminale in età medievale e moderna. Ecco. Senti, ma adesso tu insegni storia del diritto medievale e storia del diritto moderno. Sì. Quanto pensi che sia rilevante insegnare la storia del diritto moderno e, scusami, medievale moderno per gli studenti che frequentano i corsi dell'area giuridica, per i futuri giuristi? Allora, perché secondo me è importante studiare la storia del diritto? Si potrebbero dire molte cose, proverò a darvi tre risposte. La prima, per la comprensione del presente, per la comprensione del diritto vigente. Perché se si vuole avere una conoscenza approfondita delle cose, non basta avere contezza degli esiti, ma bisogna conoscere anche il processo, in questo caso il processo storico. Faccio un esempio. Chi studia il codice civile del 1865, il codice Pisanelli, se lo vuole studiare in modo approfondito, non può studiare solo il codice civile del 1865. Ma deve studiare anche i progetti di codice, deve studiare i lavori preparatori, deve studiare cioè tutte le proposte, tutte le idee che sono state avanzate e poi sono state abbandonate. Questo ci permette di comprendere perché il codice è così. Secondo me della storia, si può dire qualcosa di simile. Certamente si può studiare anche solo il diritto vigente, il diritto positivo, ma se studiate solamente il diritto positivo, conoscete solo gli esiti. È come studiare solo il codice Pisanelli. Studiare la storia significa in qualche modo studiare i lavori preparatori del diritto vigente. Cioè in che modo, per quali strade, attraverso quale pensiero si è giunti appunto al nostro diritto positivo. Significa insomma conoscere le strade che sono state intraprese, le strade che sono state abbandonate e come gli uomini sono giunti dunque a darsi la civiltà giuridica attuale. Per altro verso, la storia del diritto dà risposte, o meglio, offre possibilità di approfondimento nel senso della comparazione.
Voi studiate materie che si chiamano, che hanno titolo di diritto pubblico comparato, di diritto privato comparato. In queste materie che cosa, si insegna? Si insegna a raffrontare il diritto nazionale, il diritto italiano, col diritto di altri paesi. Il diritto pubblico e il diritto privato, le forme di Stato, le forme di governo, eccetera, eccetera. Studiare la storia significa avere la possibilità di porre in essere una comparazione non nello spazio, come fanno i nostri colleghi compartisti, ma nel tempo. Si può cioè procedere a una comparazione tra quello che è il diritto penale attuale, per esempio, e quello che era il diritto penale nel 500, quello che è il diritto di famiglia oggi, quello che era il diritto di famiglia al tempo del Concilio di Trento, eccetera, eccetera. Quindi, se ha senso studiare il diritto pubblico, il diritto privato comparato, e certamente ha senso, ci mancherebbe, Anche senza l'altro perché c'è la la professoressa professoressa Montanari Montanari, qui, quindi ma non possiamo dire di è no. indiscutibile, allora ha senso anche studiare la storia. E ancora, direi che la storia offre anche una difesa che può permettere agli uomini di non ricadere in certi errori del passato. La capisco, E, sì. il fatto che si studi il pensiero in riferimento alla tortura nell'età medievale e soprattutto moderna, il fatto che si studino le prassi giudiziarie in riferimento alla tortura in questi secoli può forse permettere di non ricadere in certi meccanismi che noi giudichiamo, probabilmente a ragione, barbari. Se non si studiasse la storia, molto più facilmente, credo, si potrebbe ricadere in tutto ciò. D'altra parte, se abbiamo una giornata della memoria, è perché evidentemente qualcuno pensa quello che penso io, o forse io penso quello che pensano loro. Cioè, si mantiene in vita la memoria di qualcosa nella speranza che questo qualcosa non riaccada. Giustamente mi fanno notare loro. No, 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 la stavo no, guardando io, ma è terribile, la stavo guardando no, non per sono me. terribile, è che ti conosco. Questo è vero, anche questo è vero. No, per cui, per tirare le fila del discorso, è chiaro che chi tra voi si laureerà e andrà a lavorare all'Agenzia delle Entrate, cioè, potrà benissimo non sapere nulla della storia del diritto e fare in modo eccellente il proprio lavoro, ma potrà benissimo a quel punto anche non sapere nulla, chiedo scusa alla collega Montanari, di diritto pubblico comparato. Potrà non saper nulla, forse anche, chiedo scusa al collega Andrea Scella, del diritto processuale penale se va a lavorare all'Agenzia delle Entrate. Certamente potrà non sapere nulla di istituzioni di diritto romano. Questo se valutiamo la persona in riferimento al lavoro. Però nessuno di noi è semplicemente il lavoro che fa. E allora questa persona non sarà solo questo, ma sarà anche un cittadino. Sarà anche uno che di fronte a scelte importanti per la vita pubblica della nazione, dello stato nel quale vive, potrà prendere certe posizioni perché è capace di un pensiero più profondo, più consapevole, più coltivato, più ampio, più lato, perché certi studi li ha fatti e quindi in riferimento alla libertà, alla giustizia, alla Costituzione, eccetera, eccetera, potrà esprimere il proprio voto, il proprio parere in modo più consapevole, potrà magari anche dire una parola che sarà accolta dai suoi amici, che certi studi non li hanno fatti. E che questa parola potrà illuminare in qualche modo anche costoro. Questo perché, io lo dico sempre nel corso della prima lezione dell'anno, chi fa l'università non dovrebbe pensare di farla solamente per trovare un'occupazione,
ma anche e soprattutto per diventare una donna e o, chiedo scusa, una donna o, lei crea qualche problema, no, anche se oggigiorno in effetti ci può anche essere, ci può stare che nel corso di una vita si possa anche essere, e una donna o un uomo diversi. Io dico sempre, se dopo 5 anni di studi con noi, voi leggete il giornale come 5 anni prima, parlate come 5 anni prima e corteggiate come 5 anni prima, probabilmente noi abbiamo sbagliato qualcosa. E quindi certamente materie culturali come la storia del diritto, e non solamente come la storia del diritto, come è ovvio, permettono di formare, io credo, il cittadino, l'uomo, forse anche più di altre materie che sono molto tecniche, molto specialistiche e che permettono più facilmente di trovare un lavoro, magari. Bene, adesso abbiamo visto Bevo. il Mazzanti storico del diritto, il Mazzanti filologo. Ci puoi parlare un po' del Mazzanti scrittore, dei tuoi romanzi? Come sei diventato uno scrittore di romanzi storici? Allora, diciamo che mi è sempre piaciuto molto leggere romanzi. Alcune tra le settimane più belle della mia vita le ho certamente passate sul divano, ma devo dire non tanto con saggi quanto proprio con romanzi. Ricordo un luglio strepitoso nel 2000 con Stendhal, Il rosso e il nero. Ricordo un marzo strepitoso con Stefan Zweig, Il mondo di ieri, libro bellissimo che consiglio a tutti. Ricordo un agosto splendido con Flaubert, sempre sul divano. Quindi a me è sempre piaciuto molto leggere la narrativa, però i classici, non i contemporanei. Insomma, no, scusami, No, perché ci no, sono dei no. contemporanei bravissimi. Sì, è snob e non porta neanche acqua al mio mulino, essendo No, io un infatti, cioè. romanzier, indubbiamente. Però io penso sempre che sul classico vado sul sicuro, nel senso che se è arrivato fino ad oggi, probabilmente un motivo c'è. Cioè, se compro il libro uscito 3 giorni fa, ho 99 probabilità su 100 di comprare un libro che tra 6 mesi sarà dimenticato. E quindi, visto che comunque di classici da leggere ce ne sono centinaia, io vado sui classici, aspetto che i contemporanei diventino a loro volta classici. Detto questo, è chiaro che leggendo ad un certo punto cominciai anche a pensare, magari un giorno o l'altro, di scriverlo, un romanzo. Ma essendo io convinto di vivere molto a lungo, cioè, mi sembrerebbe un'ingiustizia non arrivare alla tripla cifra, Certo, siamo d'accordo con sinceramente. te, ci arriviamo No, di anche sicuro. perché, voglio Se dire, eviti di farti male, di cadere in aula, dai, forse qualche questo frattura. aiuta. No, anche perché non bevo, non fumo, cammino con passo veloce, no, faccio tutto ciò che si deve, peso forma, mangio per vivere, non vivo per Vivi mangiare, in penombra. cioè, vivo nella penombra. Cioè, proprio stress zero, un equilibrio straordinario. Voglia. Sì, Ma infatti in effetti no, stai dando no, lo, un'entrata di te che lo so, ragazzi, però andrebbe un po' vabbè, aggiustato, nessuno ma qui, nessuno qui magari più deve. tardi lo aggiustiamo questo ritratto, ti prego, tu continua a parlare e a bere, che poi arriviamo con le domande giuste, vediamo se riusciamo Dalla sinistra mi ricordano che sono celibe, non per caso, forse. Ma comunque, non dovendo trovare io qui moglie, posso anche dire tutti questi miei si sa mai difetti. la vita. Non si sa mai la vita. No, e quindi io sono convinto che vivrò molto a lungo, e quindi già 15-20 anni fa mi disse: ma sì, tu scriverai dei romanzi, li scriverai quando andrai in pensione. Tanto, se vai in pensione a 70 anni, beh, hai 30 anni buoni, mi sembra che ci sia tutto il tempo. E poi niente, accadde che la sera prima della discussione della mia tesi di dottorato, la discussione fu il 16 marzo del 2002, se non ricordo male, un sabato, quindi il venerdì sera, io faccio un giro in centro a Imola, vedo gli amici, e uno di questi amici, uno degli amici più cari, un libraio, lavora alla Feltrinelli, adesso a Ravenna, ai tempi a Bologna, sotto le Due Torri, qui una delle più importanti librerie in Italia, una delle librerie che fa più fatturato in Italia.
Lui mi disse: va bene, allora domani tu finisci il dottorato. Oramai sono diversi anni che noi ti manteniamo, noi intendendo lui in quanto contribuente, no? Quindi noi contribuenti ti manteniamo, ti diamo soldi per fare ricerche che nel mondo leggono forse in 5, forse 5 sono pochi, però 15 o 20, 30, più o meno i numeri della ricerca accademica sono questi. A questo punto tu potresti rendere alla società ciò che ti è stato dato e quindi potresti scrivere romanzi storici e quindi divulgare ciò che sai, ciò che hai studiato, ti abbiamo mantenuto, dovrai fare questo, no? E ti posso assicurare che il romanzo storico è un genere che vende molto e quindi potresti magari anche un giorno acquisire fama e magari fare anche soldi in questo modo, eccetera, eccetera. E niente, io... la mattina dopo terminai il mio ciclo dottorale e la sera, era la sera del sabato, non uscii di casa perché dovevo cominciare a scrivere il mio romanzo. E quindi mi misi a letto e a letto cominciai a scrivere e devo dire che ero davvero insopportabile perché, vabbè, non so se qualcuno di voi ha mai scritto un romanzo, però credo sia naturale. Se uno si cimenta in un'opera di questo tipo, credo sia naturale mettersi al paragone. Cioè, se lo scrivo, io faccio qualcosa che è più o meno ciò che ha fatto Oscar Wilde, Dostoevsky, Mazza però, cioè scusa, Manzoni. No, poi sai, a me tutto, no, cioè che si sogna sempre in grande, però. no, ma tra l'altro, essendo io un lettore di classici ed È esclusivamente di chiaro, non classici, ti per puoi me paragonare. il paragone era quello, no? E Certo. poi sai, io sono anche leone ascendente leone, come se, no, cioè non ci credo, però forse qualcosa vuol Qualcosa di dire, vero c'è. qualcosa vuol dire. E allora io mi dicevo, ma se scrivi deve essere qualcosa che possa essere a questo livello, se no non scrivi, no? E quindi cioè, se uno comincia a scrivere, deve essere a livello di Dostoevsky, la serata si fa impegnativa. Decisamente, devo dire. E allora uno cerca di usare parole molto ricercate, di esprimere un pensiero veramente innovativo, no? Dopo millenni di civiltà, una cosa molto semplice, solo perché l'amico ti ha detto che devi scrivere un romanzo storico. Insomma, Poi però quindi. arrivano le editor. No, no, allora, quindi devo dire così. Per mesi ho scritto senza sapere che cosa volevo scrivere, no? Non avevo un piano di battaglia, non avevo una scaletta, non avevo nulla di nulla, sapevo solamente che dovevo scrivere sul Medioevo perché era la mia diversità e perché l'amico aveva detto questo, ho studiato il Medioevo, scrivo sul Medioevo. Non sapevo se volevo scrivere un giallo storico, un romanzo rosa storico, un romanzo criminale, non avevo idea. Dopo quasi 2 anni in cui non ero sostanzialmente arrivato da nessuna parte, e un sabato mattina, questo doveva essere il 3 gennaio del 2004, capitai alla Feltrinelli, c'era questo mio amico, capitai con due compagni di università, quindi due storici, due medievisti. E questo amico, il libraio, mi fece vedere l'ultimo libro uscito, Dan Brown, Il codice da Vinci. E io, vedendo questa copertina, la Monna Lisa, questa scritta un po' che si vedono girando il libro in un certo modo, ebbi come una visione della soluzione del mio romanzo, che a quel punto doveva necessariamente essere un giallo, e a quel punto. In 4 giorni scrissi la trama, in 40 giorni scrissi il romanzo e così. E nei 2 anni precedenti ero stato un disastro. A quel punto cercai ovviamente un editore, lo trovai. Pendragon è anche un buon editore, devo dire in Emilia Romagna per la narrativa certamente il migliore, arriva da Napoli in su, arriva in tutta Italia. Il problema è che ovviamente se un editore accetta di pubblicare un romanzo scritto da uno sconosciuto, pone certe condizioni. Allora, per un verso io speravo di pubblicare sotto pseudonimo.
Questo perché sapevo che nel mondo accademico non sempre si è ben accolti se si scrive, se ci si dà la narrativa, perché ovviamente nessuno pensa che tu possa essere il nuovo Oscar Wilde e quindi se non sei Oscar Wilde scrivi della paccottiglia, no? E Della quindi, paccottiglia. pacottiglia. E quindi, insomma, hai perso tempo. Hai fatto qualcosa che non dovevi fare e vieni in qualche modo svalutato anche in quanto ricercatore. Allora, io l'avevo scritto, ma insomma, speravo ancora un giorno o l'altro di riuscire ad entrare in questo mondo. Ai tempi ero precario. E quindi mandai all'editore questo romanzo con lo pseudonimo Joseph Killings, Giuseppe Ammazzanti, traduzione dall'inglese Joseph Killings. Quindi siete avvertiti, se un domani troverete un romanzo di Joseph Killings, sapete da dove arriva? ho ancora il dattilo scritto a casa, no, Joseph Killings, titolo Il colophon, col PH come phon, colo, poi come phon. Accattivante esatto. all'inverosimile. Allora l'editore mi rispose e mi disse: ah, il romanzo è bello, lo pubblico sicuramente. Certamente lo pseudonimo l'abbandoniamo, ma dico perché abbandoniamo lo pseudonimo? Ma dice per un semplice motivo, perché il 60% dei libri che escono in Italia vendono meno di 3 copie. Il 60%. Mamma mia, meglio bere. E hanno il nome e il cognome di chi li ha scritti. Se togliamo anche il nome e il cognome, siamo sicuri di vendere meno di 3 copie. Quindi non abbiamo solamente 2 possibilità su 5 di venderne più di 3. Siamo certamente in quelle 3 su 5 che questa possibilità non l'ha. E allora dissi, se è così, faremo così. E poi mi disse, il titolo va certamente cambiato, perché Ma va. quando un autore è sconosciuto, il libro lo vende innanzitutto agli amici e ai parenti. E per questo bisogna mettere nome e cognome. Ma se il libro piace, magari gli amici e i parenti ne parlano e col passaparola si arriva a qualcun altro. Ma perché si possa arrivare a qualcun altro, bisogna mettere un titolo che in qualche modo si possa ricordare. Se tu metti il colophon, chi lo ricorda? Questa è la domanda. Ti è venuto E il allora colofo? io dissi, vabbè, caliamo le braghe anche in questo senso. Lei cosa propone? E allora lui propose l'eretico. Il problema è che 3 mesi prima era uscito un libro dal titolo L'eretico di Altieri, e quindi far uscire proprio un titolo, un libro con lo stesso titolo a poche settimane di distanza non sembrava il caso. Lui a quel punto propose eresia, a me non è che piacesse molto. Un giorno pensai a eresia e delitto, che non è che mi piaccia da impazzire, il mio titolo sarebbe stato davvero il colofo. Però insomma, meglio eresia e delitto che Insisti. Beh, delitto, eresia e delitto, un giallo medievale. però l'inganno della virtù come titolo è Esatto, bellissimo, cioè, quello l'ho vuol scelto, quello lo dire feci che. scegliere agli studenti. Insegnavo già qua. No, Senti, ma dici perché ce l'hai con l'editor? Questo ci perché lei interessa conosce sapere. già i fatti miei e quindi vuole che io li divulga. No, allora, quando voi pubblicate un romanzo, quindi l'editore vi dice, lo stampiamo, bene, mi devi dare tot euro, perché ovviamente è l'opera prima, quindi con la probabilità non si vende quasi nulla, io non posso perdere dei soldi per te, anzi, Ti devo autofinanzi. certamente guadagnare dei soldi con te, e quindi, non so, per me la cifra fu di 3.000 euro nel 2005. Lui mi dava copie del libro scontate del 20% per arrivare a quella cifra, quindi io mi portai a casa 288 copie del mio Eresia e Delitto. Poi lui mi disse: oh, se le vendi tutte, vai addirittura in attivo, perché io ti ho dato scontate il 20%, quindi se tu le vendi a prezzo pieno, arricchisci. Ah, sicuramente. Il nuovo Onassis. E va bene, però insomma uno ci crede, l'ha scritto, ci mette i soldi. E poi a quel punto lui fa lavorare le sue editor. Queste editor sono delle ragazze, laureate di solito in lettere, e che hanno un master in editoria. Quindi
Quindi sono specializzate nella scrittura narrativa. Insomma, quando io portai il mio dattiloscritto e questa me lo riconsegnò con le sue correzioni, Questa, faccio notare. no, sì, non abbiamo mai avuto buoni rapporti No! dato appunto il primo incontro, cioè, me lo massacrò. Cioè, io mi trovai un testo che era rosso dappertutto. Per fortuna non usava il blu, usava il rosso, no? Insomma, io ero ancora all'antica, l'errore rosso è meno grave del blu, no? Ecco. Però, a cipicchia, 100, 160, 170 pagine, c'erano state 40-50 correzioni per facciata. Cioè, erano tipo 3 o 4 per riga. E io dissi, ma come ti permetti? E dissi, ma in che senso che mi permette il mio lavoro? Ma non sai chi sono io, no, cioè, ma dire, scusa, Io volevo cioè, scrivere di un po' il titolo che volevi dargli tu questo il libro. Il colophon, colofo. Io volevo scrivere il no, colofo. cioè, voglio dire, parliamo del 2005, quindi io ero già dottore di ricerca, post-dottore di ricerca, Ma sei assegnista detto di che i titoli non ricerca, contano, conta quello che no, scrivi. avevo L'hai il mio. detto tu. Avevo il mio libro alla Vaticana, negli Stati Uniti. Questo ci può stare. Oh, ma chi sei? Non ho capito. E quindi arrivai a casa, molto inviperito con questa donna, e mi disse: adesso controlliamo ogni correzione e poi non cambiamo nulla, perché certamente si è sempre sbagliato lei. Invece, Aveva sempre ragione lei. aveva sempre ragione. E questo perché la scrittura narrativa è un'altra cosa rispetto alla scrittura. Di chi è abituato alla saggistica, no? Di chi fa il ricercatore. E, questo perché nella narrativa si è molto attenti, per esempio, alla punteggiatura, si è molto attenti a interrompere il meno possibile la frase. La scrittura deve essere assolutamente scorrevole, il lettore non deve mai inciamparsi, altrimenti il libro lo chiude, non ne parla, non lo legge, non lo termina. E molto importante la posizione degli avverbi, eccetera, tutta una serie di cose che credo, insomma, mi abbiano migliorato molto come scrittore, tant'è vero che quando poi ho pubblicato il secondo, io attendevo il giudizio dell'editor del secondo, Beh, quindi che ha non erano più migliorato. non erano più le prime due, perché non ho dato il secondo romanzo allo stesso editore del primo, e a quel punto io attendevo il giudizio dell'editor del nuovo editore. E devo dire che non mi cambiò praticamente nulla. Quindi o lui era molto peggio dell'editor del primo, o Oppure il titolo io era molto avevo peggio di te. imparato tante Il cose titolo era e così. migliorato. E quindi adesso lo sanno anche i miei studenti, quando correggo le tesi, sono maniaco anche a livello stilistico. Questo mi ha rovinato la vita perché non riesco più a leggere nulla se non rimettendo a posto tutte le frasi nel modo migliore, co come scriverebbe uno scrittore. E quindi per me correggere le tesi è una fatica enorme, proprio perché c'è questa forma mentis corrotta che ho oramai che mi porta appunto a correggere qualunque cosa dal punto di vista stilistico, tant'è, insomma. Bene, adesso io e te facciamo un gioco, anzi tu e io facciamo un gioco. Io ti faccio Questo delle no, non domande, era non era previsto. previsto, È e tu fai delle domande, tardissimo. no, e fai delle risposte secche, cioè una o due parole al massimo, ok? Dopodiché passiamo la parola agli studenti, prendiamo un secondo, o ai presenti, insomma, se qualcuno vuole farti delle domande, ok? Vado? Sei pronto? Bevi prima. Pronto non sarò mai Dai, su questo. bevi che non voglio che ti vada di traverso. Siamo pronti? Bene. Il tratto principale del tuo carattere? Supera, Ma deve essere veloce. direi l'equilibrio. Sono uguale tutti i giorni dell'anno a tutte le ore del giorno e della notte. Ok, il dono che avresti voluto avere, che si presume tu non abbia dalla domanda, perché. In questo momento si sta vedendo molto il leone ascendente leone. È perfetto, l'abbiamo detto. Vado avanti. Passa ad altre e Passiamo poi dopo. vedo se ne Il trovo. tratto del carattere che preferisci in un uomo. L'integrità, l'autenticità. E il tratto del carattere che preferisci in una donna. Ho detto carattere. Ho detto carattere. Abbiamo un carattere No. anche noi donne.
diciamo. Lo sguardo? Se, no, 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 ti rispondo. La dolcezza. Okay. Il tuo motto? Ce l'avrai un motto, qualcosa che ti... No. Niente? No, 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 il mio, per esempio, non lo so, è il rimpianto, il vagare di uno spirito disoccupato, che è di mio padre. Sì? Sì, tu non ce l'hai. No, no. Devo dire che non l'ho. Va bene. Ho ripensato, qual era la domanda? Okay. non ho ripensato la domanda su di me. No, no. Sulle donne devo dire non che... Non puoi cambiare la persona. No, 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 non la cambio, aggiungo. Quindi, okay. Certamente la dolcezza. Ma devo dire che mi hanno sempre colpito moltissimo le donne con uno sguardo talmente intelligente... Tipo che... l'editor? Non me lo ricordo lo sguardo dell'editor, perché io guardavo tutti i segni rossi, okay, ed ero devastato mentre lei mi mostrava queste cose. Uno sguardo talmente intelligente che quando tu cominci a parlare hai la netta sensazione che lei abbia già capito tutto ciò che stai per dirle. Ma ne hai trovate tante così? No, 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 tante no, qualcuna sì, okay. Quindi come posso dire, un mix di intuito e intelligenza. E devo dire che questo è straordinariamente affascinante. Bene, qualcosa... No, tutto il resto che è affascinante non si può dire. No, esatto. Il motto ce l'abbiamo? No. Ancora no. No. Come vorresti morire? Cioè, questa me l'aveva accennata un mese fa. Ah, se vinci tu, magari... Ma non pensavo che me l'avrebbe mai fatta, sinceramente. Sì, e poi sapevi che l'avrei fatto. Non pensavo conoscendo. Che avrei mai vinto. Vabbè. E che sei stato neanche io pensavo che avrei messo i tacchi. No. Allora, diciamo così. Mi piacerebbe morire all'aperto, in mezzo alla natura, magari anche con un letto, cioè una cosa... E cioè... qua si fa interessante. No, allora, cioè, ciò che capita sotto di me non è rilevante. Okay. Però, quindi magari anche su un letto, perché non so come potrei essere, no, okay. Ecco, in altro modo. Però a livello delle sensazioni, delle emozioni, mi piacerebbe essere in mezzo alla natura, anche per essere richiamato a un mondo soprannaturale, diciamo così. Se morissi in una stanza chiusa o in un letto d'ospedale, a maggior ragione, probabilmente mi sentirei claustrofobico, quasi soffocare, e mi sentirei dentro una storia troppo piccola, troppo non degna dell'uomo. Allora, due domande velocissime. 50 sfumature di grigio, l'hai letto o non l'hai letto? Non l'ho letto perché... Come ma si tu sa, sai che ti posso prestare tutte le copie. So che tu hai tutta la trilogia. Tutta? Ovvio. Come più o meno tutte le donne del mondo. So che le 50 sfumature in realtà è un libro che so essere stato letto molto più dalle donne che dagli uomini. E no, devo dire che ho visto i primi 10 minuti del film. Ma poi ho cambiato canale. Beh, fatto anche bene. Ecco. L'ultima domanda, scrittore, docente o ricercatore? È una scelta difficile. Tra l'altro io avrei una proposta per la risposta sul dono che avresti voluto avere, la sintesi. ci può stare, ci può stare. Ma pensa, che ti voglio molto bene. Pensa che c'è chi mi ammira perché sono un uomo che sa ascoltare. Pensa. No, è chiaro che si vogliono tempi lunghi, però... Se... Dobbiamo sapere dell'altro vino. No. Però se noi partiamo alle 9 del mattino al bar e stiamo lì fino alle 7 di sera... Sì, no, tu e io potremmo anche starci. 5 ore parlo io, 5 ore parli tu, io 5 ore sono tu. No, cioè, diciamo che sono abbastanza eclettico in questo film. No, diciamo così, okay. Insegnare mi piace moltissimo. Penso che questo sia un lavoro molto... questo è il nostro, sia un lavoro molto bello. Perché si passa la vita in mezzo ai giovani, e che sia un lavoro molto bello per le possibilità che ci sono nel fare ricerca, per la libertà che abbiamo. E, sapete quello che mi disse un collega di ingegneria associata a Bologna? Fa, sai quella storiella, no? Due docenti si incontrano,
Dice, domani sei in dipartimento? No, domani devo lavorare, sto a casa. No, Che un po' è anche vero. perché, come mi diceva lui, giustamente, il ricercatore lavora quando non c'è. Cioè, in dipartimento sì, sono un sacco di incombenze burocratiche, il ricercatore lavora la sera, nel weekend, in agosto, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, comunque abbiamo una grande libertà, nel senso che certe cose possiamo gestirle e farle quando vogliamo, questa è una cosa molto bella. E il rapporto con gli studenti a me piace molto, insegnare mi piace molto, e senza dubbio, fare ricerca mi piace senza dubbio. Certo, scrivere, fare il romanziere, da un punto di vista della creatività, non ha, credo, paragoni, nel senso che uno mette davvero se stesso fino in fondo. O meglio, questa è la mia esperienza, cioè non stiamo qui un'altra ora, però se mi date ancora 2 minuti, la mia esperienza è questa. Nel primo romanzo, lo scrittore non sa neppure se arriverà mai in fondo, perché scrivere un romanzo non è come scrivere un saggio. E quindi è facilissimo che uno sia un bravo ricercatore e non sia affatto un romanziere. Quindi, pensando che ci sia la possibilità di non arrivare in fondo, uno magari è anche molto libero. Dice tanto, resta nel cassetto, non lo leggerà mai nessuno, sono me stesso. Però io, convinto invece di arrivarci in fondo, nel primo romanzo non sono stato libero. Perché sono sempre stato convinto del fatto che un giorno l'avrebbe letta anche mia madre. E quindi certe cose a mia madre non voglio raccontarle, no? E certe cose, Puoi sempre cioè, usare lo pseudonimo. sì, Joseph anche Killings per potrebbe quello averla. effettivamente avevo pensato allo pseudonimo. E certe cose le zie non voglio che le sappiano, eccetera, eccetera. Quindi nel primo romanzo ho messo, come dire, la mia razionalità, la mia creatività, però cercando di annullare molto ciò che poteva esservi di veramente personale. Poi un amico mi fece una recensione online e io scoprii che aveva capito di me molto più di quanto io pensavo di aver scritto. E a quel punto mi dissi, beh, ma se capiscono lo stesso, allora nel secondo sono molto più me stesso. Il Figuriamoci secondo è nel stato terzo. così, ecco, nel terzo, semmai sarà pubblicato, Tirerà sì, fuori, proprio sarà siamo come tranquilli, vuoi. oramai Ormai chi voleva leggermi mi ha capito letto, mi tutto. ha capito Quelli del come sono. Vaticano potranno leggerlo il terzo, perché gira voce che ci sia qualche contenuto, ma è giusto una No, voce. dai, poi in realtà sto scrivendo un terzo e un quarto, quindi dipende da Quello quale che sarà arriva prima. pubblicato per primo tra i due. Però bisogna anche dire che un conto è scrivere quando si è precari e un conto è scrivere quando si è in posto di lavoro. Da precario uno in effetti può anche pensare che quella del romanzo possa essere una strada per la vita. Se ho fortuna, se ho successo, faccio il romanziere. Quando Scrivi un posto quando di si lavoro lo si ritiene. ha, uno può dire cerco di scrivere l'opera migliore che posso e quindi anche se l'ho finita la tengo nel cassetto, la riprendo in mano tra un anno. Approfondisco, limo, aggiungo, eccetera, eccetera, e quindi i tempi per la pubblicazione si possono allungare anche di molto. In questo momento, come romanziere, mi piace questa idea, cercare la profondità e la superficialità allo stesso tempo. Quindi cercare un discorso profondamente umano con molta ironia. E penso che Ma allora molto. forse non è superficialità, leggerezza. Sì, bravo. Grazie. Sono d'accordo, diciamo leggerezza allora. E devo dire che molti grandi romanzieri in fondo sono così. Se voi pensate a Manzoni, se pensate a Oscar Wilde. Visto che sono brava, ti fermo e Sì. sentiamo se ci sono degli studenti che hanno delle domande da farti, perché sono le 8, solo per questo ho paura che tra un po' ci caccino Sì, via. ci cacceranno Ah. perché hanno finito. C'è qualcuno che vuole fare una domanda al professor Mazzanti? Che ha il coraggio di fargliela. Anche colleghi che vogliono fare domande, ovviamente, presente. Guarda, sei fortunatissimo, è che una domanda. Le assicura? Aspetta, D dica. una domanda semplice. Su sua madre, che ha cambiato idea sulla laurea all'estero. Allora, la Sì. signorina Giulia, devo ripeterlo solo.
Chiede se tua mamma ha cambiato idea in merito alla tua laurea in lettere e filosofia, cioè si è convinta che tu abbia fatto una scelta buona, una scelta Allora, giusta oppure dunque, all'inizio la posizione di mia madre ve l'ho detta, no? Quando mi iscrisse all'università, un periodo abbastanza problematico. Poi diciamo che lei aveva molta fiducia in suo figlio, come insomma, tutte le mamme. esatto, mi stimava e quindi insomma, magari pensava che qualcosa sarei riuscito a fare lo stesso nella vita, pur avendo fatto quella scelta scellerata di quella facoltà. Poi i voti, insomma, erano di un certo tipo, bisogna anche dire che a lettere e filosofia per molti i voti sono di un certo tipo, è un po' una scelta, non so se sia così in tutti gli atenei italiani, a Bologna era così, quindi voti bassi tendenzialmente non li si mette sul libretto, e semmai si manda via lo studente che torna, sul libretto i voti sono alti. Tu così Niente. l'hai detto malissimo, è No, come dire che si preferisce a un no, certo livello di no, 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 preparazione, sì. voglio dire che Si stima, no, voglio dire perché. che dai voti non si può percepire Esatto. la differenza tra chi è bravo e chi non lo è, Ok. sostanzialmente è così. Poi è chiaro che feci questa tesi, insomma, la discussione di laurea fu molto particolare, insomma, una cosa molto brillante. 3 quarti d'ora dentro, quindi mia madre cominciò a credere che io potessi fare ricerca tua. E poi il dottorato, una cosa l'altra. Il problema fu quando si accorse che la carriera accademica era molto lunga. Lei non aveva messo in preventivo di avere un figlio che 13 anni dopo la laurea ancora era precario. E quindi, quando passarono 8, 9, 10 anni dalla laurea, lei cominciò, insomma, a essere preoccupata. E quindi niente, il clima in Adesso casa non era è più. abbastanza pesante, cosa hai Quindi fatto, non che è cosa più lui. farai di qua. Io per fortuna questo equilibrio, Vedi e che ce l'hai un motto, chi la dura la Sì, vince, cioè questa vedi così. calma olimpica che mi ha permesso di superare tante Quindi ce l'hai un prove, sia nel motto. rapporto con mia madre che anche nel rapporto con qualche donna, devo dire. Ok, ci sono altre domande, ragazzi? Che ci sono anche. Nessuna domanda? Nessuna curiosità? No, sono le 8. Meglio in privato, cioè se volete Ok. fare domande Esatto, se volete adesso, fare domande tanto ci vediamo adesso. sempre, voi Allora, venite al bar, io eccetera, eccetera, facciamo l'aperitivo. ringrazierei tantissimo il professor Mazzanti. Bene, allora noi ci vediamo, se volete, il 21 dicembre con la seconda esperienza di questi aperitivi con il giurista. Grazie ancora.